Ben trovati ai telespettatori di TEF, nuovo appuntamento con Non Solo Sport, il rotocalco settimanale a cura della nostra emittente. Anche questa settimana un sommario indicato sempre da voi. Ma continuate a scrivere a TEF, strada da Cugnano San Sisto, Perugia, oppure potete mandare un fax al 528-9588, una mail a tef.tv@libero.it, ripeto, tef.tv@libero.it, indicando le manifestazioni che si svolgeranno nelle vostre città, nelle vostre piazze, e noi con i nostri mezzi verremo a registrare i servizi che si segnalerete, come avete fatto anche in questa settimana, che siamo stati a San Feliciano per seguire una gara di pesca sportiva dedicata esclusivamente al bass, il black bass, un pesce di origine americana, meglio conosciuto qui in Umbria come il boccalone. Poi siamo stati a Rivotorto di Assisi, alla scoperta dei tesori dell'Umbria. Siamo stati nell'abbazia di Rivotorto, alla scoperta del Sacro Tugurio, dove San Francesco andava a riposarsi e pregare naturalmente. Città della Pieve, si è svolta la quinta edizione di Prima Pagina Festival, dedicata alla stampa periodica locale. Ancora Città di Castello, la confraternita del Buon Consiglio ha organizzato una manifestazione in onore del questore di Fiume, Giovanni Patalucci, che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva salvato insieme a tanti amici di Città di Castello 5.000 ebrei dalla cattura nazista. Io prima di cominciare volevo ricordare a tutti i telespettatori di TEF che il 23 di questo mese partirà il digitale terrestre, il così definito Switch Off, che tutti quanti ormai ne sentono parlare. Noi di TEF volevamo informarvi che appunto il 23 dovrete risintonizzare le vostre televisioni naturalmente. Però noi vi aggiorneremo continuamente e vi daremo riferimenti a chi ha il satellite sul canale 836 di Sky. Anche lì ci potrete seguire per sentire anche le varie indicazioni che vi daremo. Oppure potete anche telefonare qui da noi a TEF allo 075-528-9900. Ripeto, poi lo vedete sopra impressione che Marcello Marri correttamente lo sta mettendo. 075-528-9900. Poi al termine della trasmissione vi ridarò queste indicazioni. Purtroppo ci sarà un po' di qualche problema, diciamo, via, perché i primi giorni, 23, 24, 25, per riprendere il via, troverete qualche difficoltà, ma vi daremo noi indicazioni, appunto, telefonando al 528-9900 oppure guardando anche il canale di Sky 836. Partiamo allora con il primo servizio, San Feliciano. Si è svolta una gara di pesca sportiva dedicata esclusivamente al bass, al black bass, un pesce di origine americana, meglio conosciuto come il boccalone qui in Umbria. Una gara di pesca di alta sportività, in quanto tutto il pescato viene rilasciato. Gloria Pergolani. Thank you.
channel Non Solo Sport, Gloria Pergalani. Ci troviamo in queste bellissime acque del lago Trasimeno, dei dintorni di San Feliciano, dove si svolgerà la gara di pesca Spinning al Black Bass. Il nostro sponsor di Magica Pesca, Paolo, estrarrà il numero 23. Allora, partenza dal numero 23, quindi al rientro il 23 sarà il primo numero a pesare. Allora, siamo 34 equipaggi, ripeto, la misura è 28 centimetri, il regolamento vi è stato dato, un fogliettino per ogni imbarcazione, partenza 8:40, rientro 16:30. È un onore questa sera avere qui con noi il presidente dell'Italy Bass Federation Nation, Daniele Mari, che ci introdurrà nel mondo del bass. La nostra organizzazione in realtà è una SD, cioè un'associazione sportiva dilettantistica, sotto la quale si sono riuniti vari club che praticamente sono sparpagliati per tutta Italia e niente, sono così uniti in questa sinergia per lo sviluppo, la diffusione e la pratica del bass fishing. Il bass fishing cos'è? Non è altro che la pesca del black bass, anche la sua diffusione. Il black bass è un pesce di origine americana che è stato importato agli inizi del 1900 in Italia e che si è diffuso in tutta la penisola grazie anche al suo facile adattamento al clima della nostra nazione. Per quanto riguarda l'Italy Bass Federation Nation, è nata nel 1997 con i tre club fondatori, che furono il Bait, il famoso Bait, e il club Beba e il Fish Busters di Montelupo Fiorentino, e dietro a due personaggi che furono Paolo Vannini, che è il vecchio presidente, quello era prima di me, e Stefano Sammarchi del Bait, che andarono in America a trovare Ray Scott, che è l'allora padrone indiscusso della BASS americana. Arrivarono lì, rimasero affascinati davanti al mercato e avevano creato il bass fishing negli Stati Uniti. Non ci scordiamo che è il quarto sport a livello nazionale laggiù, e la rivista Bassmaster ha quasi 1 milione di iscritti, quindi siamo a livelli di un giornale di cronaca, cioè italiano. E io sono il loro rappresentante qui in Italia e praticamente organizzo tornei in Italia in modo da mandare il nostro campione, il nostro rappresentante a fare il campionato del mondo dei dilettanti laggiù, che poi se si qualifica di lì va a fare quello dei professionisti. Ora le manifestazioni hanno nomi diversi, ma per fare capire alle persone, cioè, uso il nome in traduzione italiana. Siamo qui nell'imbarcazione del signor Luca Pergalani, che ha appena catturato una preda. Ancora no? Forse sì, ecco che ha boccato il pesce. Eccolo, è un bellissimo black bass. Possiamo vedere come ora il concorrente sta tirando su il pesce per farcelo vedere. Appena catturato, splendidi colori. Questo tipo di pesca praticamente noi non possiamo catturare più di 5 pesci. Questi 5 pesci dobbiamo tenerli in vivo in un gavone nella barca e poi, una volta fatta la pesatura, verranno rilasciati. Se uno nell'imbarcazione prende e pesca più di 5 pesci, viene rilasciato il più piccolo e trattenuto il più grande, per avere solo quei 5 pezzi all'interno del gavone, ossigenato con l'acqua chiaramente. Le barche sono strutturate in maniera tale da avere un gavone a tenuta stagna, quindi si riempie con l'acqua del lago o del fiume a seconda dove si fanno le gare, e poi c'è un ricircolo interno che ossigena l'acqua in maniera tale che il pesce è sempre ossigenato e vive bene. In alcuni casi, se l'acqua è troppo calda, vengono messe delle sostanze particolari per poterlo far tenere in vivo e far disciogliere l'ossigeno all'interno dell'acqua. Questo è importante perché il pesce deve essere assolutamente vivo e per poi rilasciarlo tranquillamente. Bass, un pesce di origine americana che è stato introdotto qui nell'Ottocento,
e ha preso moltissimo piede da noi. Questo è un piccolo esemplare, ma qui da noi raggiunge i 2,5 kg, raramente i 3 kg, però c'è un bel esemplare. E adesso verrà rilasciato, questo perché la nostra pesca è una pesca sportiva, come si era detto prima. Assistiamo a questo rilascio. Sbagliate di mezzo chilometro, laggiù sono tutte giuste ora. L'emozione è che è una cosa sportiva, nel senso ti diverti a pescare, però allo stesso tempo non lo uccidi e quindi sai che la prossima volta lo puoi rivedere. Anzi, la cosa simpatica è capire quante volte magari riesci a riprendere lo stesso pesce. A volte sono dei pesci che quasi li chiamiamo, perché soprattutto nei laghi piccoli hanno dei nomi, perché a volte li riprendiamo 10 volte, 20 volte. Questa è una cosa simpatica anche perché con questi ami di grande dimensione, anche se non sembra così, però è importante, non li ingoiano, soprattutto quando vanno a ferrare queste esche in silicone, li prendono in punta, quindi vengono sempre bucati in punta sul labbro 99% delle volte, e quindi hanno solo un piccolo forellino, viene rilasciato e non succede assolutamente niente. Allora guarda, l'associazione è nata nel 95, è uno dei primi club in Italia a fare questo tipo di